Allora, sono qui in SolidWorks e devo andare adesso a creare, dopo aver creato il simbolo di Respingoli Indefiniti Generale, quello con un'accezione, adesso con più accezioni. Ok? Dunque, vado qua, naturalmente parto da quello ISO 13 del cartiglio, con quello faccio prima con un'accezione, lo porto dentro. Ok, adesso semplice semplice vado a modificare, tasto qui modifica e qui vado semplicemente ad annullare il numero. E questo è chiudo, ok, chiudo. Questo qua è quello con più di un'accezione, ok? E dunque lo potrei tenere così senza volerlo salvare, ma perché no? Così ce l'ho. Faccio CTRL Q, ok, ce l'ho salvato. Generale con accezione, faccio salva blocco e vado a mettere con più accezioni. Con più accezioni. Così ce l'ho già fatto. E salvo. A questo punto qui io cancello, andiamo dunque a mettere quelli generali che ho io, abbiamo il generale, abbiamo quello, ho sbagliato, quello con più accezioni e poi abbiamo quello con un'accezione. Ok, che dopo uno modificherà, ecco, in modo molto... Dunque, ripeto come uno deve andare a fare, semplicemente tasto destro, modifica formato foglio, qua a questo punto io sposterò qui, questo lo sposto, potrei anche cancellarlo, vado qui, vado con più di un'accezione, buttiamolo dentro, andiamo qui, andiamo a scalarlo un po'. Tanto ci si stia dentro, al di là che io potrei anche qua potrei farlo andare qui o cancellarlo e allungare quello lì, cioè nel senso dopo bisogna vedere cosa c'era qui, qui c'era la finitura, sì, finitura, vorrei che qui si poteva fare anche così, questo cancelliamo, andiamo con lo schizzo. Estendi entità, esteso e qua così ci sta il mio bello comodo, il mio interruzione board. Se voglio spostarlo, lo sposterò qui. Vabbè, poi chiudo, salvo. E dunque eccoci qua con col simbolo generale dopo naturalmente si possono modificare i numeri. E naturalmente ci sono delle eccezioni nel disegno che non seguono i bordi indefiniti generali. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.